Cristian Grande, progettista di questa meraviglia che ha alle sue spalle, ma anche delle altre barche Invictus. Partiamo però proprio da questo. Invictus, questo qui che caratteristiche ha? È una barca stupenda. Questa è l'ammiraglia, la TT460, una barca che viene presentata oggi in anteprima mondiale al Salone di Genova, quindi un'occasione importante per noi, cantiere italiano, e per me progettista italiano, chiaramente è un pretesto ancora più avvincente per poter presentare questa barca. Quanto è lunga? È una barca che supera i 14 metri, è un'imbarcazione particolare, TT, quindi nella gamma Invictus è la tender grande, ovvero un'imbarcazione che nasce per essere un'imbarcazione da giornata, ma può essere utilizzata anche per piccole crociere, quindi dotata di una cabina molto confortevole, chiaramente con degli spazi misurati per la dimensione della barca, molto curata nei suoi dettagli. È un'imbarcazione che, come tutta la gamma Invictus, è caratterizzata da una prua molto particolare, che è un po' un segno distintivo di questa imbarcazione, che è questa prua semirovescia, ed è un emblema, diciamo così, del marchio. È una barca che è stata progettata per essere ancora più pulita da un punto di vista di forme e sottratta da ogni vezzo che non fosse necessario ad una funzione, quindi leggeremo una barca estremamente pulita come codice stilistico, una barca che comunque è arricchita da tantissimi dettagli che ne fanno percepire la ricchezza. Qualcosa dell'interno? È una barca che, come dicevo, offre tanto spazio, quindi prima sensazione di, chiamiamolo, lusso e comfort è dato dallo spazio, poi è arricchita tantissimo da delle laccature, da delle steccature, da delle essenze. Non si trattano materiali molto scuri tipo il nero, non si trattano materiali molto chiari tipo il bianco. Ho scelto un range intermedio proprio per rendere la barca molto morbida. Gli stessi materiali e le verniciature ne sono poi la testimonianza, perché ho evitato, a parte la carrozzeria esterna, di utilizzare vernici lucide, quindi si è andato su degli opachi e degli effetti estremamente morbidi. Non gliela volevo fare, ma poi gliela faccio. Quanto costa? È un'imbarcazione in acqua ivata che è vicino agli 800-850 mila euro, ma è molto in funzione del tipo di allestimenti che si scelgono. È una barca che si presta a molte personalizzazioni, è stata progettata perché possa essere personalizzabile in termini di verniciature parziali, integrali, fianchi abbattibili, plancetta affondabile, diversi livelli di motorizzazione. Cioè, in generale è una barca che si offre alla personalizzazione per essere un gioiello perfetto per un armatore, e in questo senso diventa molto difficile definire il prezzo finale. Ha un listino che è molto più basso di quello che sto dicendo, ma poi piano piano si può salire. Ne avete già vendute? Diverse unità sono state vendute alla rete, ma la cosa più interessante sono state vendute ai clienti finali, quindi una barca che, nonostante sia stata appena lanciata, è già stata acquistata dal mercato, che l'ha apprezzata, l'ha vista in costruzione, l'ha vista prima del lancio ufficiale, e quindi ci fa capire quale potrà essere il futuro in termini di successo di mercato. Abbiamo visto questa che è l'ammiraglia, però ce ne sono almeno un altro paio di un certo rilievo. Brevemente, qualche caratteristica? Interessante, io parlerei volentieri della GT370, una barca che fino a pochi giorni fa era l'ammiraglia del cantiere, una barca natante che con la plancetta arriva comunque a 11 metri e mezzo, una plancetta affondabile, una barca molto confortevole, e la 320, una vera e propria 10 metri, un'imbarcazione bimotore anch'essa, una barca che è diventata la best seller del cantiere, sono state vendute molte unità anche nello scorso anno, è una barca che sta dando molte soddisfazioni a livello, diciamo, di apprezzamento a livello mediterraneo, ma sta cominciando a piacere anche oltreoceano, ne sono state spedite alcune unità oltreoceano, e quindi fa comprendere come la versatilità di questo tipo di prodotto sia apprezzabile anche nel mercato. Quante ne avete vendute? Lo scorso anno di 320 sono state fatte 40 unità circa, e della 370 poco meno di 30. L'ordine di grandezza è questo. Dice i prezzi anche di quelle, tanto per capire. La 320 è una barca che supera i 200.000 euro di listino, però facilmente configurata va a 250.000 euro. La 370 è una barca intorno ai 300.000 euro, che configurata va a 370-380.000 euro.